Allora, sono Pasini, Corriere Romagna. Prima considerazione, dopo soprattutto il secondo quarto di Forlì, voi siete rientrati in campo con una gran determinazione, grande pressione difensiva, infatti avete indotto, se non erro, a perdere 8 palloni in 11 minuti Forlì e l'avete riaperta. Questo credo che sia prima di tutto, le voglio fare un complimento, insomma è la dimostrazione di tutto il buono che si dice della squadra e di quello che state dimostrando anche i risultati alla mano. Nella fattispecie però arriviamo proprio agli ultimi concitati minuti, ecco, questione di episodi, cosa vi è mancato, potevate vincerla, è finito in quest'altro modo, insomma che rammarico c'è e legato a cosa il rammarico? Ma intanto grazie per i complimenti, in questo finale turbolento dove veramente si è visto un po' di tutto tra un antisportivo, un tiro da 3 punti col fallo, che sono sempre situazioni limiti, devo ammetterlo. E, metto la lente di ingrandimento su quello che abbiamo fatto tra secondo e terzo quarto, perché siamo entrati dentro lo spogliatoio guardando le statistiche, Forlì stava tirando con 9 su 13 da 3 punti alla fine del primo tempo ed era una cosa, cioè, venendo a giocare su questo campo con questa squadra, subire una percentuale del genere da 3 punti rende la partita ingiocabile. L'abbiamo cambiata sicuramente ricorrendo alla zona e soprattutto aumentando un pochino l'intensità difensiva, e con i cambi questo ci ha permesso di essere più aggressivi sulla palla. Poi nella fine, sul finale, ci è mancata probabilmente un pochino di lucidità in quei tiri liberi, perché poi la palla è finita in mano a Gallinat, che è indubbiamente il nostro miglior tiratore di liberi, e mentre magari quello di Jamal l'aveva dimostrato anche nella partita di oggi, poteva starci un errore. Anche quello di Bucarelli, che di solito è un giocatore molto affidabile, è uscito. È un peccato, ci dispiace sicuramente, però ecco, io ho detto ai ragazzi che oggi era importante dimostrare che potevamo venire a giocare sul campo di Forlì, non come la vittima sacrificale, ma quello che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno ci metteva, non dico a livello perché secondo me siamo ancora sotto a loro, però sicuramente di poter competere contro di loro, e dopo un brutto primo tempo la nostra grande reazione secondo me l'ha dimostrato. Dal punto di vista ovviamente tattico, la zona obiettivamente è stata un'arma molto efficace. Le chiedo, ma anche per curiosità personale, insomma, quali sono le ragioni dettate a inizio partita di fare la scelta di mettere Cicchetti in marcatura su Roderick? Era una scelta che avevamo pensato in settimana, anche ripensando alla partita d'andata, dove comunque Roderick ci aveva fatto particolarmente male, soprattutto coinvolgendo i compagni. Allora oggi abbiamo provato a farlo marcare da un giocatore più fisico per generare meno aiuti, e devo dire che poi anche all'inizio della partita questa scelta non è andata male. Poi ovviamente quando Alex Cicchetti è uscito dal campo abbiamo dovuto un pochino modificarle. Sarebbe stato sicuramente una cosa che avrei riprovato nel secondo tempo se la zona non avesse pagato quanto ha pagato, però devo dire, ecco, che era una cosa nuova, però i ragazzi sono sempre molto disponibili a provare quello che gli chiedo, e quindi sì, anche questa cosa di Alex che marcava Roderick è sicuramente un aspetto positivo. Buonasera, sono Stefano Benzoni del Resto del Carlino di Forlì. Siete un po' la rivelazione di questo campionato, nessuno all'inizio vi dava come quarta squadra. Qual è la motivazione e la ragione dietro questa grande stagione? Credo ce ne siano tante. Parto sicuramente dall'ottima costruzione del gruppo che è stata fatta quest'estate, perché eravamo partiti con un'idea ben precisa, cioè di creare un gruppo di ragazzi romani e affiancargli comunque dei giocatori che ritenevamo funzionali al progetto. In corsa ci sono arrivate le possibilità di aggiungere 2 giocatori come Lorenzo Bucarelli e Daniele Magro, che prima di tutto, ovviamente, oltre che ottimi giocatori, si stanno dimostrando dei ragazzi veramente eccezionali e si sono calati in quella che è la nostra realtà familiare, professionale, che però riesce a lavorare con un clima sereno. E quindi io credo che questi siano i 2 aspetti fondamentali: la chimica che si è creata subito nel gruppo e una società che permette a tutti di lavorare con grande serenità, da me come allenatore, a loro come giocatori e a tutti quanti quelli che circondano il team squadra. Lavoriamo molto intensamente, ma con il sorriso, sereni, senza pressioni eccessive, e questo sicuramente sta pagando tanto in una stagione del genere. E adesso l'obiettivo?
Adesso l'obiettivo è sicuramente la nostra prossima partita con Scafati, che vale l'ingresso alla Coppa Italia. Andiamo a giocare da loro mercoledì, quindi sarà una grandissima partita. Se vinciamo noi, andiamo noi, se vincono loro, vanno loro. Quindi sarà una partita che varrà veramente tantissimo. Mi aspetto una squadra super motivata che ci affronterà sul suo campo, dove anche Forlì ha avuto non pochi problemi. Quindi questo è l'obiettivo a breve termine. A più lungo termine, io sinceramente, con un campionato che in una giornata come quella di oggi perde 3 partite, è anche un pochino difficile fare dei pronostici. Io spero che questa squadra, soprattutto per il merito ai ragazzi, possa raggiungere i primi playoff della sua storia, però spero che ci si arrivi abbastanza linearmente a questi playoff, perché per il momento la situazione mi sembra un pochino nebulosa, quindi vediamo un attimino come andrà avanti, se la formula rimarrà questa. Cercheremo di farci trovare pronti qualunque sia il proseguo. Grazie. Grazie.